Per una volta il mercato di gennaio sembra sorridere al Pescara, che in questa sessione ha centrato gli obiettivi principali: far partire giocatori fuori dal progetto tecnico o scontenti per il poco impiego, fare innesti di qualità in alcuni settori, soprattutto centrocampo, lasciare nell'organico lo spazio necessario per inserire alcuni prospetti della primavera, delle Monache e Blanuta, che hanno già debuttato in campionato. Operazioni, quelle in uscita, che non sembravano semplicissime ma che si sono concretizzate nell'ultima settimana con le partenze di Marilungo alla Sesto, Rizzo al Messina e Galano al Bari. Nell'ultimo giorno spazio anche alle uscite di un De Marchi poco contento dello scarso impiego delle ultime settimane. Per lui prestito con diritto di riscatto al Südtirol, capolista del girone A. Poco spazio a pescare anche per Miloš Bočić, che finisce a Pistoia in prestito fino a giugno. Movimenti che erano stati anticipati nelle settimane antecedenti dalla risoluzione con Mirko Valdifiori, tuttora senza squadra. Le prime uscite erano state Sanogo, di rientro al Benevento, e il terzo portiere Radaelli in D all'Alcione Milano. Il centrocampo è stato il reparto maggiormente implementato, intanto con l'innesto immediato di Carlo Derisio in prestito dal Bari, poi con quelli del baby catalano Arman Lascano e con il più esperto Simone Pontisso, arrivato a titolo definitivo dal Vicenza. Sempre dal Vicenza in prestito un puntello per la difesa come Mario Gherardi e il cambio di Ferrari, Jacopo Cernigoi, in prestito dal Seregno. Tra i calciatori più chiacchierati, Mardoci in zita resta a Pescara, così il suo agente Fabrizio Ferrari. Ma ci sono state varie chiamate di alcuni club, ma sinceramente il presidente Sebastiani è sempre stato piuttosto duro nell'affermare che Nzita sarebbe rimasto sempre al Pescara, perché è un patrimonio della società, è un giocatore che la società pensa di poter valorizzare quest'anno e l'anno prossimo. Quindi mi aspetto che giochi di più, mi aspetto che faccia delle prestazioni importanti per dimostrare di nuovo il valore che aveva dimostrato all'inizio del campionato. Teramo iperattivo sul mercato, nonostante le vicende societarie, tanti i movimenti, eppure l'impressione che sia mancato l'ultimo colpo per migliorare il rendimento dell'attacco. Inutile l'assalto nelle ultime ore a Luigi Cuppone del Cittadella, già allenato dal tecnico Guidi a Caserta. L'ultima giornata ha portato due uscite, quella di Mungo alla Viterbese, complicatasi nel weekend ma sbloccatasi nelle ultime ore, e quella del difensore Daniele Trasciani in prestito al Messina. Non si sono concretizzate altre potenziali uscite: Montaperto, Lombardo e Rossetti restano in biancorosso. Il grosso dei movimenti il Teramo li ha diluiti nel corso delle ultime tre settimane di mercato, non appena la società ha ottenuto lo sblocco delle sponsorizzazioni. Una situazione che ha permesso al club di muoversi, ma senza poter fare quegli innesti di qualità paventati a novembre. L'ultima entrata è stata quella di Andrea Cisco, in prestito dal Pisa. L'altro giocatore d'attacco arrivato è Filippo D'Andrea, dal Seregno, col placet della Salernitana. Due scommesse per delle gerarchie offensive che al momento non sono modificate, anche dopo l'addio di riserve quali Di Dio al Picerno, Birligea, bel contratto al Cluj, e Kerematen, Fermana. La difesa ha perso il suo pilastro, Piacentini è andato a Modena, rimpiazzato da Kodromaz, preso dal Piacenza. Più esperienza con Mordini dalla Fermana, a sinistra, al posto di Rillo, finito al Piacenza, ma ora si attendono gli esami per l'infortunio patito da Bellucci. Per le prossime partite Guidi potrebbe avere appena tre centrali disponibili. A centrocampo altre scommesse, come gli ex Fiuggi Papaserio e Forgione, mentre il figliol prodigo De Grazia dovrà salire di livello. A completare il quadro, le cessioni alla Roma del baby Surricchio e al Seregno del portiere Tozzo.